1620, i padri pellegrini salpano di nuovo da Plymouth sulla Mayflower, diretti in America. 1651, Carlo II trascorre la notte nascosto in una quercia a Boscobel, dopo la sua sconfitta contro Oliver Cromwell nella battaglia di Worcester. 1766, nasce John Dalton, chimico, meteorologo e fisico inglese. È noto soprattutto per il suo lavoro pionieristico nello sviluppo della moderna teoria atomica e per le sue ricerche sul daltonismo. 1852, viene aperta la prima biblioteca britannica a prestito gratuito a Manchester. 1879, apre il primo centralino telefonico della Gran Bretagna a Lombard Street a Londra. 1944, Seconda Guerra Mondiale, la città di Ypres in Belgio viene liberata dalle forze alleate. 1952, al Farnborough Air Show, un prototipo di caccia reazione De Havilland esplode uccidendo 26 persone. 1952, Erdig Hall, una delle più belle dimore signorili del paese, ottiene lo status di Grade 1. 1960, 10 scheletri vengono trovati in tombe di 3800 anni a Stonehenge. 1963, Cilla Black firma un contratto con il manager dei Beatles, Brian Epstein. 1988, Thomas Gregory, 11 anni, di Londra, nuota nel canale della Manica raggiungendo Dover dopo 12 ore. È la persona più giovane che abbia mai realizzato la traversata. 1997, si tiene il servizio funebre di Diana, principessa del Galles, nell'abbazia di Westminster a Londra. Si stima che circa 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo abbiano guardato i funerali in televisione.